Signori e signore della Galassia del Nord, bentornati, bentornate in questo nuovo video dove discuteremo dei recentissimi capitoli 372 e 373 del manga di Black Clover. La prossima uscita avverrà a ottobre 2024, solo 2 mesi di attesa. Questo potrebbe essere positivo come anche negativo, perché non so cosa potrebbe succedere con il fatto che sono 2 mesi anziché 3 o 4. Detto ciò, cominciamo a parlare di questi capitoli che anticipo già mi sono piaciuti veramente tantissimo. C'è questa pagina a colori che vede il ritorno di Noelle in mermaid form, mi piace tantissimo la composizione, sa proprio di estate e il mio occhio è soddisfatto. Ma con le pagine a colori abbiamo sempre cucinato. Il capitolo 372 si apre con Kyato e Kaono, che unendo le loro magie stanno affrontando gli angeli barra custodi, come volete chiamarli, e stanno anche aiutando la popolazione o comunque i feriti in generale. Questi capitoli hanno dei disegni veramente spaziali. Raccontano il combattimento contro Acer Silva, una dei paladini rimasti, uno degli avversari più temibili che ci siano sul campo di battaglia. Quindi ci spostiamo su Noelle, che in quel momento sta eseguendo una centrifuga per deviare tipo dei proiettili d'acciaio scagliati dalla madre. Vediamo subito dopo nuovi incantesimi da parte di Noelle, incantesimi d'acqua integrati con il potere di Leviatano. Mi sono piaciuti tutti, ma la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto di questi capitoli sono le espressioni facciali dei personaggi. L'espressività, raga, i loro volti ti fanno capire veramente tantissimo. Vediamo Acer gasarsi pesantemente durante lo scontro e la sua espressione mi ha ricordato tra l'altro un botto quella di Mero Leona. Poi ho ricordato che Mero Leona è stata allieva di Acer e quindi mi sono chiesto, avrà preso da lei questo tratto? Prendo l'occasione anche per ribadire che mi sarebbe piaciuto, giusto per chiudere il cerchio, che Mero Leona allenasse Noelle, ma non è successo, quindi vabbè. Tornando allo scontro, Acer utilizza il suo secondo attributo magico, ovvero l'acqua. Questa cosa non mi ha fatto impazzire, mi aspettavo qualcosa di più particolare. L'acqua però è la stessa magia del marito di Acer, da quel che sappiamo, quindi del padre dei Silva. Cosa che mi ha lasciato deluso è stata non vederlo, quasi più deluso del non aver più visto Leopold Vermilion dopo il capitolo 284. A questo punto mi immagino Leopold morto da qualche parte, dimenticato da tutti, oppure potrebbe essere un'altra personalità di Lucius, come suggerisce ChatGPT. Un incantesimo che Acer utilizza e che mi ha fatto pensare è quest'aquila. Vabbè, ok, il fatto che sia un'aquila, la compagnia si chiama Aquila d'Argento, va bene. Però mi ha fatto pensare anche a Ziz della mitologia ebraica. Già che abbiamo Leviatano, che fa parte del trio di bestie che sarebbero Leviatano, Ziz e Behemoth, ecco, mi aspetto di vedere un elefante gigante io prima o poi. Morris e Acer hanno taciuto entrambi i nomi dei loro demoni, quelli che Lucius ha incarnato nel loro corpo per dargli il secondo attributo magico. Ecco, io voglio i nomi, voglio sapere i cazzo di nomi di questi demoni. Come ricordavamo qualche giorno fa sul gruppo di Black Clover Italia, quando teorizzavamo tutti sui demoni del Clifot, il mondo era un posto migliore. Dopo che abbiamo smesso, sono scoppiate 2 guerre. Fatevi 2 conti. Comunque sia, il capitolo 372 si conclude con i fratelli Silva che vanno in supporto di Noelle, con la riluttanza dovuta ovviamente, perché stanno pur sempre affrontando la loro madre. Continuiamo così con il capitolo successivo, dove Nozel, rimesso in sesto da Kaono, decide di fungere da elemento distrattore, mentre i suoi altri fratelli prepareranno quello che sarà un incantesimo definitivo per annientare la madre. Nozel dice che Noelle ha sempre avuto del potenziale inespresso, questo perché lei stessa lo reprimeva inconsciamente, e questa cosa l'abbiamo vista sin dagli albori di Black Clover. Una cosa curiosa però è che in un'intervista all'inizio della serie Tabata disse: Noelle ha il potenziale per rivaleggiare con Julius Novacrono se lo sfrutta bene. Contentissimo che queste probabilmente non fossero parole al vento e che abbia ripreso questa cosa in questo capitolo. Poi possono essere tutte pippe mie, per carità. E come farà Nozel a prendere tempo? Ecco qui Guardiano d'Argento, un'armatura di mercurio così resistente da coprire il suo intero corpo. Sembra Silver Surfer, mi piace un sacco. Tra l'altro, sempre in tema Fantastici 4, Mero Leona è la torcia umana praticamente. Un incantesimo che risulta però altamente tossico, perché il mercurio è tossico. Dunque Nozel non potrà usarlo per molto, altrimenti rischia la morte. E ciò spiega anche perché non lo abbia usato prima. Una frase che mi ha colpito è Nozel che dice testuali parole: il dolore che provo mentre uso questo incantesimo è una punizione per i miei peccati, e l'espiazione mi darà la forza
forza per ricostruire il legame fra i miei fratelli. Bel momento, ma in realtà questi capitoli sono un insieme di bei momenti, tutti uno di fila all'altro. Abbiamo un'introspezione di Nebra e di Solid, che descrivono il tipo di persone che sono, ovvero degli stronzi. Ammettono il loro odio e la loro invidia per la sorella Noelle, facendoci capire che in realtà Nozzle, anche se avesse detto qualcosa sulla questione di Megicula, non avrebbe cambiato praticamente nulla a livello di dinamiche familiari. Nebra è sempre stata gelosa di Noelle perché Noelle sembrava Acer più di quanto lei sarebbe mai stata. Solid invece ha sempre sofferto di un complesso di inferiorità e di conseguenza l'ha sempre oppressa fin da quando ha capito che il suo potenziale fosse enorme rispetto al suo. Tra l'altro in questa occasione c'è una tavola che è veramente evocativa, che somiglia molto a quella con Vanica e Megicula, però questa volta ci sono Solid e Acer. Sempre da Solid viene ripresa una frase iconica di Fuego Leon: non c'è vergogna nell'essere deboli, ma nel rimanere deboli senza fare nulla. I fratelli così si scusano con Noelle e decidono di supportarla anche a rischio della loro vita. Questa è una scena molto significativa perché loro sono finalmente una famiglia consapevole delle debolezze uno dell'altro. Ci è voluto tempo, ma possono essere fratelli adesso. E se anche uno di loro fosse morto in questi capitoli, beh, la scena non avrebbe più avuto lo stesso significato. Così l'incantesimo di Noelle, supportato da Nebra e Solid, colpisce la loro madre, che viene travolta da esso così tanto da finire in polvere. Lei però è contenta del fatto che i suoi figli abbiano avuto un percorso che li ha portati a crescere fino a questo punto. Tra l'altro questo attacco mi ricorda moltissimo la Kamehameha famiglia, che si usa appunto in un film di Dragon Ball. E niente, comunque molti temevano che Acer sopravvivesse e che in questo modo desse un finale troppo felice per la famiglia Silva. Io onestamente sarei stato felice in qualunque caso, perché questa battaglia l'ho sempre vista sin dall'inizio come un evento che avrebbe portato la famiglia a ripartire da zero. Di conseguenza farlo con o senza Acer mi sarebbe andato bene lo stesso. I capitoli finiscono qui, ma io sollevo alcune teorie per i prossimi. Secondo me nella battaglia contro Morgan vedremo Nacht utilizzare una Devil Union con i suoi quattro demoni e sferrare uno dei 2/3 colpi limite che possono usare con l'antimagia. Un'altra cosa è che il capitano Yami potrebbe ricevere un power up, ad esempio attingendo dalla pergamena di Ichika, che racchiude incantesimi di oscurità, quindi il suo stesso attributo magico. Sappiamo come funzionano i grimori, ma forse non sappiamo tutto delle pergamene. Secondo me, tra l'altro, Yami e Ichika saranno contro un clone di Lucius, non aiuteranno Nacht. Un'altra cosa da dire è che Yami ha la questione del cuore demoniaco in sospeso, quindi anche su quello potrebbe basarsi un suo power up. Un altro personaggio che potrebbe ricevere un power up è William. Infatti Gordon può spezzare le maledizioni temporaneamente, magari con l'antimagia in modo definitivo, non si sa. In questo momento sta trattando proprio Charlotte e William, quindi rimanete sintonizzati. Charlotte dovrebbe tornare in quello stadio usato a Spade. Però inserire altri personaggi a questo punto della storia non so se sia possibile, perché Jump Giga ha delle politiche un po' particolari. Infatti se notate, i manga che finiscono su Giga non stanno per troppo tempo su Giga, cioè poi terminano, ammesso che la serie non cambi nuovamente rivista in futuro, cosa che onestamente da una parte spero, magari su una rivista mensile, anche con un capitolo da 15 pagine, come dissi in quel famoso video. Comunque 15 pagine al mese sono meglio di 40 pagine ogni 3 mesi. Ma detto ciò, allora il video si conclude qui. Io vi ringrazio tantissimo per averlo visto, magari fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questi capitoli, a me sono piaciuti un bordello. Spero di poter intrattenere delle conversazioni sensate, perché sui social molte volte leggo: ah, non mi ricordavo che il manga stesse ancora uscendo, come commento ad un capitolo, oppure oh, ma non è morto nessuno. Due argomentazioni che dette una volta vanno bene magari, ma dette per tutti i capitoli, cioè che cazzo dici? Quindi signori, rimanete sintonizzati sia per i video che usciranno sul canale, sia per le notizie riguardo Black Clover, che pubblicherò sempre in tempo quasi reale. Vi auguro una buona giornata.